CIGEP 2018, siamo allo stand di Evoca Group e siamo in compagnia di Maurizio Chiechi, che è il responsabile Europa per il segmento Oreca di Evoca Group. Buongiorno Maurizio, bentornato. A voi, benvenuti qui nello stand Evoca. E bentornato dunque, ti dicevo, dinanzi alle telecamere e microfoni di orecatv.it. Voi presentate tantissime cose qui al CIGEP, ma ce n'è una alle nostre spalle che è una vera novità. Assolutamente sì, qui siamo nell'ambito proprio delle ultime novità in casa Evoca a livello delle apparecchiature super automatiche nel mondo Oreca. Nella fattispecie presentiamo qui alle mie spalle le due macchine che sono completamente nuove. Una è la Calea Plus, che è un'evoluzione della Calea esistente, quindi dalla Calea già presentata in host abbiamo fatto una versione più professionale, più performante per un pubblico più esigente, che abbia un circuito in pressione, una pompa volumetrica che quindi lavora per alte prestazioni. E a fianco la stessa Calea Plus è stata implementata ulteriormente con la vera novità che lanciamo in questo salone, che avevamo già presentato anche in host, che è il nuovo sistema latte. Facci vedere intanto come funziona. Schiacciare un pulsante cappuccino non è difficile. È la solita interfaccia utente con un touchscreen. Fra l'altro abbiamo implementato anche la piattaforma elettronica, quindi abbiamo una piattaforma più facile sia per i tecnici a livello di programmazione, sia per la gestione delle date, le informazioni, e anche soprattutto per l'utente. Più luminosa, più colorata, più accattivante, più facile da utilizzare. Allora, la macchina normalmente inizia, prepara un cappuccino e il momento magico è proprio la preparazione del latte. Abbiamo cambiato il sistema di montatura del latte, che prima veniva fatto a vapore, adesso viene fatto ad aria. Quindi abbiamo un sistema di montatura latte che è uno spettacolo, perché io lo guardavo mentre... Questa è la consistenza assoluta del latte, un latte che può essere preparato sia a livello caldo sia a livello freddo. Quindi il cappuccino anche qui può essere preparato chiaro o scuro, quindi precedendo la preparazione prima del latte e poi del caffè, oppure del caffè e poi del latte. Quindi questi sono dettagli puramente di scelta da parte dell'utente. Comunque la vera novità è rappresentata da questo sistema latte, che verrà implementato su tutta la gamma delle nostre macchine medio-alte. Quindi questa è una vera novità, era quello che proprio mancava alla nostra gamma, ora ce l'abbiamo e quindi entreremo in produzione dopo l'estate con questa novità. Giusto un breve accenno, introduciamo inoltre La nuova elettronica, questa nuova piattaforma elettronica, che è comune ormai su tutte le nuove macchine, quindi è comune sulla Calea, è comune anche sulla Crea Touch, che adesso vedremo a breve. In più stiamo lavorando con un nostro sistema di poter controllare a distanza, di telemetria, tutti i dati relativi alla macchina in modo bidirezionale, con un cloud per la raccolta dei dati e delle informazioni. Quindi ormai è un'esigenza fondamentale poter lavorare a distanza per ridurre i costi di manutenzione e i costi di intervento tecnico sulle macchine. In ultimo presentiamo sempre in questa edizione il nuovo fridge, un fridge molto elegante in cristallo e acciaio illuminato, che lavora appunto in connessione con Calea e anche con tutte le altre nostre macchine che hanno latte fresco. Quindi è una chicca, un prodotto veramente molto elegante, molto bello, anche qui con il vetro trasparente per poter mostrare il plus, che è costituito dal latte fresco nelle bevande. Maurizio, il vostro ufficio sviluppo lavora H24 7 giorni su 7, direi. Esattamente, stiamo crescendo, stiamo investendo tantissimo nell'Oreca, è un settore trainante in generale, ma anche nella nostra azienda. Noi stiamo raggiungendo ormai dei volumi e dei record molto molto importanti. Per ultimo, ecco, mi concentrerei sulle altre novità che sono rappresentate dalla Crea. Abbiamo
una Crea Touch e una Crea Prime. Anche queste sono macchine nuove, rappresentano una riedizione di Crea, Crea che è il nostro cavallo di battaglia, una macchina ormai conosciutissima e super affidabile. Abbiamo rifatto l'estetica, quindi anche qui nuova piattaforma elettronica, la stessa. Nuovi display, nuove interfacce utenze, anche qui la possibilità di interfacciarsi in cloud per la raccolta dei dati e le informazioni e in telemetria. Quindi decisamente l'estetica ormai delle nostre macchine è omogenea su tutta la gamma. Quindi iniziamo dalla Coro Prime, Corinto Prime, abbiamo la Crea Prime, Crea Touch, Calea, Carisma, quindi una famiglia si sta allargando con una rapidità notevole e con sempre un design e uno stile italiano che comunque ormai i nostri clienti e i nostri affezionati amici conoscono. Senza dimenticare che con la nuova configurazione aziendale Evoca Group è il primo produttore al mondo di macchine da caffè per l'Horeca, per il vending, per l'OCS. La famiglia si sta allargando, quindi adesso abbiamo anche la possibilità di poter annoverare anche macchine tradizionali con Gaggia Milano, che quindi anche qui stiamo lavorando intensamente per rinnovare tutta la gamma. Non anticipo nulla, però prossimamente avrete delle bellissime sorprese. Maurizio, grazie, sei stato cortesissimo e anche molto coinciso, perché sei riuscito a rimanere nei tempi televisivi. Avete maglie molto strette nella rete vendita, come dicevo poco fa Cristian Palmieri che ti ha anticipato. Ma per chiunque desideri entrare in contatto con voi per questa divisione, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro che sono dall'altra parte possono scrivere? Comunque i riferimenti si trovano tutti sul nostro sito adesso è Evoca, comunque tutti i riferimenti sono dati. La nostra è una divisione dedicata all'Horeca, però la famiglia è allargata, ormai i prodotti sono tantissimi e comunque ci potete trovare al solito indirizzo. Bene, grazie, saluto a tutti loro. Grazie a tutti, arrivederci, a presto, alla prossima edizione. E noi nel frattempo continuiamo per documentarvi altro attraverso telecamera e microfono. Non andate via, c'è ancora tantissimo da vedere.